Champion Kart sbarca sul tracciato di Lonato per il penultimo appuntamento della stagione 2015. La categoria Baby Academy vede al comando della classifica Valerio Rinicella con 153 punti, seguito da Samuele Mangozzi a quota 124 e Alexander Panaev con 111. Una sfida combattuta ed equilibrata che vede nelle qualifiche prevalere lo stesso Rinicella, seppur preceduto da due piloti ospiti della categoria 60 Baby fuori classifica. Alle spalle di Rinicella si piazza Nicolas Pugliatti con Rashid Aldahiri e Brando Badoer a dividersi in seconda fila dello schieramento. Il video di gara 1 vede Galbiati e Caon, i due piloti della 60 Baby, mantenere le posizioni di testa, ma tra i protagonisti della Champion Kart e Aldahiri ad avere lo spunto migliore, riuscendo ad infilare Rinicella e Pugliatti a portarsi al comando. Nelle retrovie Savelli è protagonista di un testa coda che gli fa perdere terreno, mentre davanti è subito Bagarra con Panaev e Pugliatti che si scambiano più volte la terza posizione. Aldahiri riesce subito a mettere un buon gap tra sé e gli avversari diretti, con Pugliatti, Panaev e Rinicella impegnati a giocarsi la piazza d'onore. Proprio quest'ultimo però perde terreno in seguito a qualche contatto di troppo, venendo scavalcato sia da Badoer che da Mangozzi. Nelle fasi finali Trentin è costretto al ritiro, mentre anche Rinicella deve alzare bandiera bianca prima del traguardo. Badoer e Mangozzi riescono ad avere la meglio nei confronti di Panaev, mentre Forenzi supera Quargentan salendo in quinta posizione. Sul traguardo Aldahiri è il vincitore della categoria Baby Academy, precedendo con un vantaggio di oltre 5 secondi Nicolas Pugliatti, di 8 secondi Samuele Mangozzi. La finale della categoria Baby Academy vede alle spalle dei due piloti della 60 Baby Rashid Aldahiri mantenere il comando dell'operazione al via, con Mangozzi che scavalca Pugliatti e Forenzi che riesce a mettersi Badoer alle proprie spalle. Nelle posizioni retrostanti del gruppo, Valerio Rinicella inizia una difficile rimonta dopo essere scattato dall'ultima posizione, mentre davanti Forenzi riesce ad avere la meglio anche nei confronti di Pugliatti, salendo in terza piazza. Due iniziano una bella battaglia che vede Pugliatti rifarsi nei confronti del rivale già nel corso del secondo giro, mentre a centrogruppo Panaev scavalca Andrea Quargentan, imitato poco dopo anche da Rinicella. Numero 111 Pugliatti scavalca anche Mangozzi insediandosi alle spalle del leader, mentre Rinicella prosegue il suo recupero avendo la meglio nei confronti di Badoer e Panaev. Finale di gara Forenzi riesce a superare Mangozzi salendo in terza piazza, con Panaev e Badoer costretti invece a terminare anzitempo la propria gara. Aldahiri conquista per la seconda volta il successo tra i Baby Academy, precedendo sotto la bandiera scacchi Pugliatti e Forenzi, quindi Mangozzi e Rinicella. La battaglia per il titolo, in vista dell'appuntamento conclusivo di Adria, si fa più che mai interessante. Partita molto bene, ha fatto una bella partenza, solo che alla curva dei meccanici mi sono girato, però sono riuscito a recuperare posizioni e sono arrivato quinto. Sono partito in quinta posizione, sono riuscito ad arrivare in terza. Ciao! Sì, ho fatto un po' di battaglia perché prima sono stato secondo, poi terzo, poi quarto. Dopo di nuovo terzo, dopo secondo e dopo ho finito. Yeah, I had a good race. I'm starting third because I had a little problem in the qualifying, so I got a good start, so I won race one. Race two, I had a good race, just like the race one. And I passed Pugliatti and
I tried to make the gap. Hello.